Le avventure di Pinocchio, storia di un burattino, è questo il titolo del nostro libro. È un racconto di Carlo Collodi, scritto nel 1881, quando Collodi ha 55 anni. Scritto nell'81 e pubblicato poi nell'83, nel 1883. Chi è Carlo Collodi? Vi dicevo che non possiamo prescindere dalla biografia per comprendere appieno i testi. Purtroppo di Collodi sappiamo pochissimo. Perché? Perché diari, lettere, carteggi, tutto è stato distrutto alla morte di Collodi dal fratello. Quindi noi sappiamo pochissimo. Ora, sul perché il fratello abbia distrutto tutto il materiale cartaceo, non si sa. Ci sono solo delle ipotesi. La prima ipotesi è quella che Collodi fosse, che tra l'altro lui si chiama Carlo Lorenzini, Collodi è uno pseudonimo. È il paese della madre, il Collodi è un luogo, è un paese. Se qualcuno, alcuni studiosi pensano che Collodi fosse stato un Don Giovanni, molto facile al rapporto con superficiale, con molte donne, e donne soprattutto anche molto in vista, e quindi se in questi carteggi, in queste lettere fosse venuto fuori questo, avrebbe compromesso la vita di queste donne sposate. Quindi il fratello ha detto: cancelliamo ogni prova. Qualcuno dice che fosse omosessuale, e quindi il fratello, perché non venisse fuori questa cosa, ha distrutto i carteggi e tutte le sue lettere e le carte, appunto perché non venisse fuori questo scandalo. E se voi seguite un po', cercate, vi informate sulla vita di Collodi, ci sono posizioni per suffragare una cosa e l'altra, cioè sono 50-50, c'è chi appoggia una ipotesi e chi appoggia l'altra. Però al di là di tutto hanno interesse il fatto che sappiamo proprio poco della vita di Collodi. Cosa possiamo dire? È nato appunto nel 26 a Firenze, muore a Firenze nel 1890 all'età di 64 anni, la madre è originaria di Collodi, una frazione in realtà di Pescia è il comune, in provincia di Pistoia. E tra l'altro sono posti molto belli quelli, non so se qualcuno li ha visitati, sì. Perché prende il nome Collodi? Perché lui è molto affezionato a quella frazione di Pescia, perché lì trascorreva ha praticamente trascorso la sua infanzia, quindi è molto legato e cambia proprio cognome. Lui non è di famiglia benestante, non era di famiglia benestante, studia, caso molto raro all'epoca, riesce a studiare perché la madre presta servizio in una piccola azienda dei Ginori di Firenze. I Ginori sono quelli che trattano la ceramica. Poi l'azienda si è unita a Richard, parigina, ecco. Le porcellane famosi per la porcellana di Doccia. I Richard Ginori, ecco, i Ginori sono è la famiglia presso cui la madre lavora. Ecco, grazie a questa famiglia facoltosa Carlo riesce a studiare. E ovviamente dove studia? Studia in seminario, quindi tra il 37 e il 42
frequenta il seminario di Colle Valdelsa e lì acquisisce una buona, ottima preparazione intellettuale. Esce dal seminario, finisce lo studio, comincia a prestare lavoro, servizio, cioè comincia a lavorare proprio in una libreria e è attivo anche a livello politico. Tra il 48 e il 59 c'è la grande guerra di indipendenza e due guerre di indipendenza e Collodi partecipa a entrambe. Ora, la sua formazione cattolica in seminario e la partecipazione militare avranno una forte ricaduta nel suo racconto. Sono due te. Quando leggete Pinocchio, almeno la mia sensazione è quella di nausea per il moralismo che trasuda, ma è tipico della morale cattolica di fine Ottocento, dobbiamo contestualizzare, proprio un moralismo esasperato, tipico del cattolicesimo di quell'epoca. Dall'altra parte un impianto molto duro, molto severo, gli viene proprio da questa educazione nel militare. Negli anni del militare. E a questo punto si apre il mistero: Scampolo impenitente con numerosi flirt, oppure omosessuale di storie improbabili con molti uomini? Questo non si sa. Forse entrambe. Ecco, forse anche entrambe. È interessante che la professoressa Mareschi, la cosa curiosa è che Collodi, Pinocchio, è studiatissimo. C'è un mondo che da anni gira intorno a Pinocchio, ci sono associazioni, ci sono gruppi di studio, ci sono veramente c'è questa professoressa che ha fatto uscire da poco una biografia su Collodi e lei ovviamente lei appoggia la teoria del donnaiolo, ecco, e cita proprio le donne con cui Collodi è entrato in contatto. Una cantante lirica molto esposta era una di queste. Collodi è stato, anche per le sue capacità intellettuali, è molto preparato, ha diretto il teatro lirico ed era una sua cantante, quindi è fattibile che ci fosse questa storia d'amore. Il problema è che lei era sposata, aveva famiglia, quindi, e lei studia proprio questo rapporto, questa professoressa. Lei dice: quei carteggi distrutti dal fratello avrebbero potuto compromettere signore all'epoca ancora viventi. Chiudiamo questa parte di gossip che conosce. Però ecco, noi quello che sappiamo di Collodi è solo questo. Abbiamo queste poche notizie storiche che. Ma veniamo al libro. Il libro è pubblicato nell'81 a nell'83 ha puntate in un giornale dei piccoli, quindi è scritto per l'infanzia, e la cosa che forse non sapete, che ha colpito anche me, inizialmente il finale di Pinocchio non è come quello che lo conosciamo oggi, cioè finiva, doveva finire ed è finito in queste puntate quando Pinocchio si impicca all'albero, quindi muore come burattino. Solo che poi c'è stata la protesta dei bambini: ma no, ma com'è possibile? Che allora lui è stato costretto a continuare, ma l'intento era quello di chiudere con il Pinocchio impiccato. Conosce una fortuna immensa il libro. Ad oggi le traduzioni si aggirano tra le 250 e 260 lingue diverse, quindi è conosciuto, studiato anche all'estero. Cos'è Pinocchio?
Pinocchio può essere considerato un racconto di formazione, cioè i romanzi di formazione sono quei romanzi che semplicemente raccontano la storia da bambino adulto di personaggi, quindi noi abbiamo questo bambino che diventa adulto. E tenete conto che tra 800 e 900 erano tantissimi i racconti di formazione, facevano molto successo i romanzi di formazione. Pensate Ippolito Nievo, Le confessioni di un italiano, Charles Dickens, Grandi speranze, Giovanni Verga, Storia di una capinera, I malavoglia sono anche un romanzo di formazione, Kipling, Capitani coraggiosi, tutti in quell'epoca, fine 800. Dove è ambientato Pinocchio? Ovviamente Collodi gioca in casa, tra l'altro Collodi ha viaggiato pochissimo, è nato a Firenze, è morto a Firenze, si ricordava questa infanzia vicino a Pistoia, quindi ambienta tutto lì e quindi ambienta ovviamente il suo Pinocchio da quelle parti. Noi siamo in un'epoca lontana, non è contemporanea all'autore, quindi l'epoca storica, probabilmente l'epoca storica di Pinocchio è il Granducato di Toscana, siamo tra il 1569 e il 1860, questa è l'epoca del Granducato di Toscana. E questo lo possiamo dire con certezza in realtà, perché si parla di zecchini, quattrini, soldi, ed è la moneta proprio del Granducato di Toscana. Ci sono delle congruenze perché si parla anche di carabinieri, e carabinieri un corpo nato più tardi, quindi conosciamo delle incongruenze storiche nel romanzo. È ambientato presumibilmente a sud di Firenze, anche se ogni tanto si lascia andare a ricordi, infatti la grande quercia su cui è impiccato il burattino è la grande quercia che ho visto, tra l'altro, bellissima, se passate da lì andate a vederla, vicino a Lucca, a Capannori. La quercia delle streghe viene chiamata, è la seconda quercia più grande d'Italia, enorme, Capannori. Quercia delle streghe perché c'è una leggenda che dice che i sabba delle streghe venivano svolte sotto questa grande quercia. La più grande quercia d'Italia è in Val d'Orcia, comune di Pienza. Questa di Capannori è enorme e ha circa 600 anni. Ultimamente dei vandali l'hanno rovinata, un pochino. Abbiamo tagliato. È quella di Pinto, dov'è? Che è questo Pinto, ma non mi ricordo la grande, una grande terra. In Val d'Orcia. Non... Pinto, se in Val d'Orcia non parla. Ma No, io non l'ho visto quella, ma ho visto quella di Capannori. Vi leggo soltanto, sono sicuro che abbiate letto Pinocchio ultimamente, ma adesso vi leggo almeno i titoli in modo da riuscire a fare un piccolo percorso, se no non... Allora, costruzione di Pinocchio, fuga di Pinocchio, incontro col grillo parlante, il teatro dei burattini, il gatto e la volpe, l'incontro con la bambina dei capelli turchini, la bugia e il naso lungo, Pinocchio costretto a fare da cane da guardia, no scusate, Pinocchio viene derubato degli zecchini e va in prigione, la giustizia di ieri, Pinocchio è costretto a fare da cane da guardia, Geppetto parte per il nuovo mondo in cerca di Pinocchio ma viene ingoiato da un pesce cane, Pinocchio nel paese delle api industriose, Pinocchio promette alla fata di fare il bravo ma fa botte con i compagni, Pinocchio rischia di essere fatto fritto in padella, Pinocchio torna dalla fata, Pinocchio nel paese dei balocchi, Pinocchio diventa un asino, Pinocchio torna ad essere burattino, è inghiottito dal terribile pesce cane, lì ritrova Geppetto, Pinocchio e Geppetto in salvo sulla riva, incontrano di nuovo il gatto e la volpe, i due si sistemano in una capanna, Pinocchio accudisce Geppetto e Pinocchio diventa un ragazzo.
Questa è la storia di questo romanzo che ha conosciuto una fortuna anche in fumetti, in racconti, in film. Pensate alla fortuna dei film di questo racconto. Il primo film è del 1911, il primo film su Pinocchio, con Ferdinand Guillaume. L'ultimo, quello che è uscito nel 2019, l'anno scorso, di Garrone con Benigni. Nel 71 è uscito anche un film erotico su Pinocchio, Le avventure erotiche di Pinocchio, Questo per dovere di Corona, che ecco, lascia anche questo. 72, sì, che secondo me rimane il più bello, sì, quello del 72 di Comencini. Allora, inizio a introdurlo, poi facciamo un po' di pausa. Pinocchio viene alla luce senza padre. Già questo è un elemento importante. Senza madre. Già Pinocchio quando era ancora un pesce di legno. Sì, senza padre e senza madre, sì. Ma al contempo è il figlio sempre desiderato da Geppetto, che è rimasto vedovo, non ha figli. Viene alla luce da un tronco di ciliegio, e il ciliegio ha una grande portata simbolica. E pensate, il ciliegio in Giappone, in alcune tradizioni, è un albero simbolo della fecondità. La sua vocazione è diventare adulto, diventare pienamente se stesso, quindi tutto il racconto di Pinocchio è il racconto di una metamorfosi. Come il bruco diventa farfalla, così un pezzo di ciliegio diventa uomo. E come diventa se stesso? Attraverso la fuga. Pinocchio è sempre in fuga. La fuga è la cifra del suo divenire. Appena creato, diciamo, tra virgolette, scappa. E questo scappare, questo fuggire, questo andare altrove, questo uscire di casa, questo allontanarsi, lo farà diventare pienamente se stesso. E Geppetto passerà la vita in un'affannosa ricerca. Quindi il racconto è un continuo cercarsi, perché a un certo punto Pinocchio cerca il padre. Allora è una storia di fughe, di ricerche, di ritrovamenti, di perdite, avanti così, a dirci che la vita è questa, che la cifra della vita è questa, e fuga, ritorno, perdersi, ritrovarsi. Geppetto, genitore, diciamo, creatore, si porta dentro una terribile domanda. Anche qui non voglio fare venire i sensi di colpa ai genitori, ma la domanda di Geppetto è: ma in che cosa ho sbagliato? Ditemi se non è vero che è questa, no? Ma in che cosa ho sbagliato? Allora io credo che alla fine del racconto potremmo dire questo:
ma è proprio necessario individuare sempre una colpa? Cioè, possiamo dire che la vita è fatta così e i genitori possono permettersi il lusso di non sentirsi in colpa per le fughe, le perdite dei figli? Geppetto è stato molto criticato per aver creato quel pezzo di legno e di conseguenza il burattino. Ha fatto un figlio tutto per sé, è proprio una frase di Geppetto, eh? Ho un figlio tutto per me. Il figlio ad ogni costo, ecco, per dirla con un linguaggio contemporaneo. L'ha fatto per riempire una sua solitudine? Progettato un figlio burattino a propria immagine e somiglianza? È sostituto del proprio io ideale? Capite, sono tante le domande che è fin troppo facile, no, porsi di fronte alla creazione di questo burattino. Pinocchio pare, fin dall'inizio, essere naturalmente portato a fare sempre la scelta sbagliata. Se voi fate caso, ogni scelta che fa Pinocchio è sbagliata. C'è una, non so se l'avete letto, ma ha fatto molto successo negli anni 90, un libro di un certo cardinale di Bologna, Giacomo Biffi. Scrisse contro Mastro Ciliegia, no? E lui fa un'interpretazione cristologica di quel libro, molto criticato, molto osannato da una parte, soprattutto in ambito cellino, molto criticato da un'altra parte. Cioè lui dice, Cardinale Biffi dice, questa propensione al male, perché lui fa sempre la scelta sbagliata, va sempre a mettersi in condizioni maligne, segno che era proprio segnato dal peccato originale. Ecco. Questo è il pezzo forte di Biffi. Beh, chi ha conosciuto Biffi non poteva dire il contrario. Le scelte che ha fatto non sono mai state ha fatto scelte per crescere, ma alla fine cede, quindi questo cedere è frutto del nostro e cadere nella tentazione, ecco, è frutto del nostro peccato originale. Non fossimo macchiati dal peccato originale, non cederemmo alle tentazioni. È un po' quando Paolo in Romani 7 dice: non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. E proprio Pinocchio rappresenta appieno questo. Quindi possiamo dire che il burattino, Pinocchio, rappresenta ciò che Paolo dice in Romani: non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. La risposta dopo la pausa. Io credo che Pinocchio debba essere considerato come l'esempio dell'uomo inquieto. Rappresenta l'inquietudine umana e si diventa pienamente uomini attraverso l'inquietudine. È un po' quello che dicevamo già per Alice, in fondo per Il Piccolo Principe. Ecco, questo è un altro filo rosso che attraversa tutti e tre i personaggi: l'inquietudine, il non accontentarsi, il non stare fermi. Mi viene in mente Luca 15 e la parabola del figlio il prodigo, vi ricordate? Credo che abbia delle consonanze, no, questi due racconti. Pensate quando il figlio minore chiede parte dell'eredità al padre e se ne va di casa e comincia a girare, fa le sue esperienze, anche tragiche. L'arte della fuga.
ricordate Bach, no? L'arte della fuga. A volte nella vita occorre fuggire. Perché là dove ti trovi soffochi. Ci sono situazioni della nostra vita in cui l'unica possibilità per salvarsi è fuggire. E guardate, non è vigliaccheria questa, eh? Nessuno rimprovererebbe un cervo di vigliaccheria di fronte a un cacciatore quando fugge. Fuggire da alcune situazioni che non ti permettono di fecondare, che non ti permettono di sbocciare, di venire alla luce, perché appunto soffocanti, perché manca la luce, perché manca l'acqua, perché... È un'arte, cosa vuol dire un'arte? Che si impara a fuggire, ovviamente. Pensate a molte situazioni matrimoniali in cui a un certo punto è necessario fuggire dal partner per poter finalmente diventare donne. E uomini anche, però più dal lato femminile, ecco. E io credo che un certo moralismo esasperato cattolico abbia distrutto delle donne in particolare, riempendole di sensi di colpa qualora fossero fuggite dal loro marito tomba. Non sto facendo un elogio del divorzio, ma sto dicendo che il divorzio a volte è molto buono e necessario, capite? Abbiamo creato dei martiri, no? Tra le donne soprattutto, dicendo che era bene che stessero sotto l'autorità maschile, ma non era necessario, non avevamo bisogno di altri martiri nella Chiesa. Ecco, Pinocchio fugge in maniera molto maldestra in realtà, non ha ancora imparato l'arte della fuga. Forse inizialmente Pinocchio rappresenta più che l'irrequietezza, rappresenta l'inquietudine, scusate, a posto l'inquietudine e l'irrequietezza, cioè è un irrequieto più che un inquieto. L'irrequieto è quello che ha bisogno di cambiare sempre posto perché dopo un po' si annoia e salta di fiore in fiore. Ecco, questo non è positivo, la crescita, l'irrequieto. L'inquieto invece sa che tutto il movimento che fa è anche tragico, è pesante, ma necessario, ecco. Sarebbe anche interessante nella nostra vita distinguere quando siamo irrequieti e quando siamo inquieti. Julian Green dice: distinguere l'irrequietezza dall'inquietudine. C'è uno scrittore francese, Julian Green, che è una frase che ripeto spesso, ma secondo me è azzeccata. Lui diceva: finché siamo inquieti possiamo stare tranquilli. C'è una tranquillità del cuore che corrisponde proprio a questo bisogno di girare, di domandare, di non accontentarsi di delle risposte già preconfezionate.
Ecco, diventare adulti è necessario, diventare adulti, diventare grandi in qualche modo, trasformarsi è necessario anche a costo della fatica, perché altrimenti se non diventiamo agenti della nostra vita rischiamo di essere agiti dagli altri. Cioè, se non ci diamo da fare per portarci a sbocciare, per diventare uomini e donne compiute, rischiamo di essere agiti. Cosa vuol dire? Se voi guardate, Pinocchio è spesso agito dal gatto e la volpe, da mangiafuoco, dal giovane lucignolo. Cioè, chi rinuncia al proprio compimento rischia di rimanere vittima degli altri. Ecco, se tu non decidi nella tua vita la direzione da dargli, da darle alla vita, rischi che altri decidano per te. Se non ci formiamo, rischiamo di lasciarci sformare dagli altri. Pinocchio spesso è una vittima, si lascia fregare continuamente, a fin di bene ovviamente. Tutti gli dicono, ma dai, vedrai che bello. Tra questi personaggi ce n'è uno che diventa un simbolo, che è l'omino di burro, non so se avete presente. E quando si va la notte in cui c'è il carro pieno di bambini che sta andando verso la città dei balocchi, il cocchiere di quel carro è l'omino di burro, è un personaggio sinistro, a maniere melliflue, una vocina convincente, suadente, rassicurante, mi sta portando verso il paese dei balocchi. Sentite come viene descritto, siamo al capitolo 31. Un omino più largo che lungo, tenero e untuoso come una palla di burro, untuoso, con un visino da mela rossa, una boccuccia che rideva sempre e una voce sottile e carezzevole come quella di un gatto che si raccomanda al buon cuore della padrona di casa. È bravissimo a descrivere. È capace di adescare lui al carro pieno. Tutti i ragazzi appena lo vedevano ne restavano innamorati. È un omino, non un uomo. Debole, evanescente, sinistro. Egli non dorme mai. Il testo dice, tutta la notte dormono, ma io non dormo mai. È quasi, quasi satanico, come... Ecco, se non diventiamo responsabili, se non cominciamo se non diventiamo consapevoli, ecco, se non cominciamo un viaggio di consapevolezza sulla nostra vita, se non diventiamo responsabili, cioè rispondiamo al nostro bisogno di diventare adulti, rischiamo di cadere nel carro degli omini di burro che ci affascinano. C'è una costante nel racconto di Pinocchio, che sono le notti. Lui attraversa diverse notti e se voi leggete di seguito il racconto vi accorgerete che ogni notte è un passaggio di soglia. Ogni notte Pinocchio cresce un po' di più. Ogni
ogni notte una voce gli parla. Nella prima notte è quella del grillo, l'ultima notte la voce del padre Geppetto all'interno del pesce, a dirci quanto è importante la notte. La notte è un simbolo, ovviamente. Basta un po' di solitudine, un po' di silenzio e la voce parla, che non è quella di Dio, è la voce della propria coscienza, quindi divina. È il momento in cui ci si guarda allo specchio, è il momento in cui nasce una domanda: ma chi sono? Chi sono? E ricordate Alice, non so chi sono. In realtà l'unica fuga è la fuga da noi stessi, è quella che dovremmo contestare, la fuga da noi stessi, non sappiamo chi siamo. C'è bisogno di notti nella nostra vita per ridirci chi siamo, o perché qualcuno ci dica chi siamo, che ci faccia da specchio. Manca il cammino verso l'interiorità. Rischiamo di vivere sempre fuori luogo, disconnessi con noi stessi, col nostro vero sé. Viviamo in maniera inconsapevole, distratta. Allora, nella notte in cui c'è una voce che ci rimanda a tutto questo, noi ci spaventiamo, noi non l'accettiamo. Sapete la fine che fa il grillo? Spiaccicato contro la parete. Le notti di Pinocchio sono importanti, le notti nella nostra vita sono importanti, sono i momenti di deserto a cui abbiamo già accennato, sono i momenti in cui magari viene a visitarci una malattia, un periodo duro, una depressione. Non disprezziamo questi momenti, ci sono di aiuto per ridirci chi siamo. In realtà quel grillo non muore mai, viene spiaccicato nella parete, ma ogni tanto torna, quindi è immortale, ma è perché la coscienza è immortale, possiamo ucciderla, ma rinasce continuamente dalle sue ceneri. Mi viene in mente quello che E.T. Ileson scrive nel suo diario il 26 agosto del 41. Scrive: dentro di me c'è una sorgente molto profonda e in quella sorgente c'è Dio. A volte riesco a raggiungerla, più sovente essa è coperta da pietre, allora Dio è sepolto, allora bisogna di sotterrarlo di nuovo. Questa è la coscienza, è la nostra sorgente interiore. Ma domandiamoci quanto le diamo retta, cioè quanto ci mettiamo in ascolto, quanto spazio diamo alle notti, ai momenti di ascolto, o se vogliamo, io credo che io parlo di meditazione, ma quello che noi chiamiamo preghiera, credo che sia questo, un momento di notte, un momento di silenzio, un momento di buio, di silenzio, dove finalmente questa sorgente torna a farsi presenza e noi cominciamo ad attingere a tutto questo. La notte è il momento in cui possiamo compiere il viaggio più duro che conosciamo, cioè il viaggio verso noi stessi. Georges Bernanos, il grande Bernanos, scrive: non capiremo niente della civiltà moderna se prima non ammettiamo che si tratta di una cospirazione universale contro ogni forma di vita interiore.
E qui io credo che Pinocchio sia un grande insegnamento per la nostra vita interiore. Quanto tempo dedichiamo alla vita interiore? Quanto curiamo questo aspetto? Luigi Tenco, vi ricordate, il cantante, in un suo scritto dice: sono fuori di me e sto in pensiero perché non mi vedo tornare. O quell'anonimo orientale: abbiamo corso troppo, è tempo di fermarci e dare la possibilità all'anima di raggiungerci. Questa assenza di consapevolezza, questa fuga continua fuori di sé, questo essere agitati, agiti da altri, è importante prenderne consapevolezza. La notte è uno degli altri termini, abbiamo già incontrato, no? Questa galleria di paradossi, di contraddizioni. Ecco, la vita è paradossale, è una contraddizione, perché è uno, cioè l'uno contiene in sé la contraddizione, il paradosso, c'è il tutto, il contrario di tutto, ma insieme fanno la vita, l'esistenza. Ecco, la notte come il serpente, come il deserto di ieri, la notte è ambivalente, la notte è morte e rinascita, come la terra per il seme, morte, ma se non ci fosse la morte del seme non ci sarebbe la fioritura del grano, e avanti così. Vi leggo, c'è un poeta che è David Maria Turoldo, il grande Turoldo, un uomo inquieto, di grande inquietudine, un uomo che ha conosciuto la notte, la sofferenza, il dolore anche. Scrive: notte, confine e porta su altra vita. Di notte è stata creata ogni cosa, nell'oscurità del solco fermenta e germina lo stelo, pur se la spiga maturerà o morirà nel sole. E quando poi compare la luna, fu sera e fu mattino, sesto giorno, giorno per Dio e la notte. Giorno per Dio e la notte. O Giovanni della Croce, grande mistico del Cinquecento. O notte che guidasti, o notte più preziosa dell'aurora, notte che accompagnasti l'amato con l'amata, l'amata nell'amato trasformata. Ucciso il grillo, tacitata la coscienza, Pinocchio ha una gran fame. Vi ricordate il figlio del prodigo? Va, fugge, esce di casa, lascia il padre, ma molto presto si trova a patire la fame. E non avrebbe voluto saziarsi delle carrube, ma nessuno gliene dà. Ovviamente si tratta di una fame esistenziale, non una fame materiale. Capite, non è il pane materiale che ci sfama un altro tipo di pane. Ecco, di questo Pinocchio ha fame, e di questo che moriva di fame il figlio il prodigo. Pinocchio cerca ma non trova nulla, leggo testualmente: ma trovo tutto buio e deserto, le botteghe erano chiuse, le porte erano chiuse, le finestre chiuse, nella strada nemmeno un cane, pareva il paese dei morti. Pinocchio non sta morendo di fame, sta morendo di solitudine, non c'era nessuno. Allora
Anche questo è un aspetto interessante. Quanto moriamo di solitudine? Le nostre relazioni. Ormai che il pane non ci manca, dobbiamo lottare per sfamarci delle relazioni. Sono le relazioni che sfamano la nostra fame esistenziale. Muore di solitudine in questa sua fuga irrequieta, cerca relazioni, non le trova, ha grande fame e cosa fa? Si addormenta. Alla fine si addormenta. E si addormenta in maniera profonda. Guardate che a livello psicanalitico, ancora una volta, molte persone si rifuggono nel sonno come un morire. È una morte per non morire. Il sonno è una forma di morte per non morire. È la perdita di gusto per ogni cosa. Il sonno fagocita, obnubila, brucia. E voi ricordate, no, che Pinocchio dopo questo si addormenta di fronte a un fuoco e i suoi piedi si bruciano. Cercava spazi infiniti di libertà, ora non può neanche più reggersi in piedi. Poi abbiamo l'incontro con il gatto e la volpe, un incontro importante, rimasto famoso, ecco. Il gatto e la volpe, per dirle in maniera evangelica, sono i lupi travestiti da agnelli. Nel capitolo 12 abbiamo una definizione del gatto e la volpe: sono coloro che lavorano unicamente per arricchire gli altri. Loro sono quelli che fanno le cose a fin di bene, lo fanno per il tuo bene, giocano sui sentimenti. Non so se vi ricordate, appena vedono Pinocchio vanno da e gli dicono: ah, ma tu sei Pinocchio, noi conosciamo bene il tuo papà. Giocano sui sentimenti, ma in realtà sono due assassini. Promettono denaro e ricchezza e Pinocchio vive la sua seconda notte senza Geppetto. Si lascia ancora una volta agire. E morirà impiccato ad una croce. Scusate, a un albero. Chissà per cosa dico croce. Perché Biffi dice che è la croce. Ecco, che è veramente una reminiscenza di Biffi, sì. E muore con queste parole sulla bocca. Cito: Oh babbo mio, se tu fossi qui. E non ebbe più fiato per dire altro. Chiuse gli occhi, aprì la bocca, stirò le gambe e, dato un gran scrollone, rimase lì come intirizzito. Biffi va a nozze, dice, ma questo è Gesù. Ed è qui che finiva originariamente il racconto di Collodi, eh. Poi i piccoli lettori hanno detto: no, ma non possiamo far morire Pinocchio così. Pinocchio in realtà non muore del tutto, sopravvive a questa impiccagione ed entra in gioco mangiafuoco. Il burattinaio che tiene nel suo circo
che tiene il suo circo. In quel caso la marionetta non deve temere se fa il, cioè la marionetta nel circo di Mangiafuoco non deve temere nulla. L'importante è che ognuno faccia bene il suo dovere. Ma se non fai bene il tuo intervento, se non reciti bene la tua parte, se non reciti bene il tuo copione, allora Mangiafuoco interviene castigando e bruciando. Quanto è diverso il circo del signor Mendez di ieri sera. Da una parte un direttore che chiede soltanto la recita di un copione, l'altro che l'unica cosa a cui sta a cuore non è recitare copioni, ma portare al sbocciare alla vita in pienezza dei suoi partecipanti, ecco, dei suoi amici. Interessante questo paragone tra i due circhi. Mangiafuoco è colui che rappresenta, è un simbolo ovviamente, che rappresenta l'umanità, che rappresenta la nostra storia, dove l'importante è recitare i ruoli, dove ognuno è chiamato a recitare il proprio copione, dove ognuno è chiamato a essere attore e poi tutto andrà bene. Ma non, capite, non si diventa adulti recitando copioni scritti da altri, ma è portandosi a compimento attraverso la propria storia interiore, attraverso le proprie capacità. Lo scopo della vita è trasformare le proprie ceneri in fecondità, le proprie potenzialità in ricchezza. Noi non siamo chiamati a recitare nessun copione. Allora una domanda che potremmo farci a questo punto è se il circo in cui siamo chiamati a muoverci, che direttore è a capo del nostro circo, della nostra vita? Quello, un mangiafuoco appunto, che può essere rappresentato dall'istituzione, che sia esso statale, che sia esso ecclesiale, che chiede soltanto di essere buoni cittadini, di recitare, di obbedire a una Costituzione, di obbedire a un magistero, di obbedire a dei comandamenti, oppure il nostro direttore è colui che ci incoraggia, che ci sta accanto, senza sostituirsi a noi, ma soltanto aiutandoci a scoprire le nostre potenzialità profonde, che ci aiuti in questa nostra trasformazione, che ci faccia prendere consapevolezza di quello che siamo, cioè semi chiamati a sbocciare, qualcuno che ci dica parole buone che ci facciano andare avanti. Chi è il nostro direttore? A quale direttore obbediamo? È interessante notare che Pinocchio ogni volta che si trova dinanzi a una situazione limite, in questo caso avete visto, no? Prima, quando era impiccato ad un albero, si è ricordato del padre. Qui si ricorda il padre, cioè la situazione limite, nella situazione limite Pinocchio si riscopre figlio. Detto in un altro modo, alla fine ciò che resta sono le relazioni con le persone che abbiamo amato. Alla fine, nelle situazioni limite della nostra esistenza, ciò che rimane sono le nostre relazioni. Sono ciò che abbiamo costruito con le persone che abbiamo amato. È quello che rimane. Lo diceva
vi ricordate, no, Dario, quando veniva intervistato, no? Due cose sono rimaste, la fede in Dio e le relazioni costruite, tutto il resto cade, di fronte alla morte rimane questo. In questa seconda notte noi evinciamo dal racconto che è vero, Pinocchio ha fatto mille sbagli, si è lasciato agire da altri, è stato anche molto ingenuo, però in fondo il burattino ha un cuore buono, assetato di bellezza, affamato d'amore. Illimitato ma in crescita. È fragile ma in tensione. Cade ma risuscita dalle proprie ceneri. È un simbolo dell'umano. Noi non siamo cattivi. O se vogliamo siamo cattivi, è vero, ma non per opera di qualcuno che... No, non siamo cattivi perché c'è stato un peccato originale alle nostre spalle, siamo cattivi, voi sapete in italiano captivus, cattivo deriva da captivus, che significa prigioniero. Noi siamo prigionieri, no? L'animale che cresce in cattività. Cattivo in questo senso, siamo semplicemente prigionieri di schematismi, di limiti, viviamo imprigionati, ma non perché siamo ontologicamente cattivi, ma perché siamo semplicemente in crescita, dobbiamo piano piano liberarci da gabbie. Libera, quindi la vita è una liberazione, un uscire piano piano da ciò che ci tiene schiavi, ci tiene prigionieri, ci tiene oppressi. Non siamo cattivi a prescindere, siamo esseri in via di compimento, stiamo crescendo. Il male che facciamo è perché non conosciamo ancora il bene nella sua totalità. Ma ci arriveremo. Pinocchio alla fine è sempre migliore degli adulti con cui entra in contatto. Guardate che gli adulti con cui entra a contatto Pinocchio sono uno peggio dell'altro. E lui per quanti sbagli, per quanta ingenuità, per quanta fragilità, è sempre migliore perché ha il cuore buono, perché ha il cuore, capite? Noi siamo il nostro cuore, non siamo quello che facciamo. Ecco, confidassimo un pochino più nel nostro cuore. Ha incontrato Mangiafuoco, il contadino che lo ha legato a una catena come un cane, Giangio che lo sfrutta come un asino da soma, il gatto e la volpe, l'omino di burro, tutti personaggi tragici. Da ogni notte Pinocchio esce migliore, è il discorso che facevamo, bisogna attraversare il bosco, bisogna passare il deserto, no? Questa notte è necessaria. Ed è anche interessante che più sbagli Pinocchio compie, più fragilità sperimenta, più si affina dentro di lui la capacità di bene per gli altri. Interessante. È l'unico dopo una rissa tra ragazzi a fermarsi dinanzi all'amico Eugenio, ferito in modo grave, e prendersene cura. È l'unico a saper stare accanto all'amico Lucignolo che è stato trasformato in asino. Chi più soffre, più diventa sensibile o dovrebbe diventare sensibile verso chi soffre. Ecco, Pinocchio sta passando questo, sta conoscendo molta sofferenza personale, ma al contempo diventa sensibile verso la sofferenza degli altri.
Le esperienze difficili, le notti, il buio aiutano a crescere in umanità. C'è un personaggio che ha una ricaduta importantissima nel racconto di Pinocchio, che è la fata, coi capelli turchini. Nell'economia del racconto è un personaggio molto misterioso, non si capisce bene l'origine, la natura di questa bambina prima, questa donna, questa vecchia. Biffi dice che la fata è il principio di redenzione, il principio di salvezza esterno. Ma la domanda che dobbiamo farci, che siamo già posti in questi giorni, me la ripeto, ma c'è proprio bisogno di qualcuno che venga dall'esterno ad apportarci la salvezza? Cioè, nello schema classico sì, cioè se noi siamo ontologicamente, cioè nell'essere, segnati dal male, dal peccato originale, quindi non potremo mai salvarci da soli. Ma se non facciamo entrare il peccato originale, cioè che se noi non siamo devastati nell'essere, ma semplicemente in via di compimento, non abbiamo bisogno di nessuna salvezza esterna. Abbiamo bisogno, sì, di qualcuno che inneschi in noi le potenzialità, qualcuno che ci faccia guardare dentro e ci faccia cominciare questo cammino verso il compimento, qualcuno che ci dica parole buone, che ci facciano iniziare un cammino, ma non abbiamo bisogno di un Dio magari dall'esterno che venga a prenderci perché noi ne eravamo incapaci. Questa fata non ha nulla di fiabesco, non ha la bacchetta magica, non fa nessun incantesimo. Ha sì un potere, ma guardate che la fata aiuta alla trasformazione del burattino solo attraverso la sua umanità e il suo amore. Allora possiamo dire questo: ciò che compie nell'uomo la trasformazione, ciò che ci salva, diciamo così, ciò che ci porta a compimento, è l'esperienza di un principio buono che ci sta accanto e ci accompagna, senza però sostituirsi a noi, senza toglierci le castagne dal fuoco. E guardate che accompagnare senza sostituire è difficilissimo. Accompagnare senza sostituirsi all'altro è difficilissimo. Questo è il segreto dell'amore. Quindi la fata è il principio buono, che può essere un'amicizia, può essere un amore, un partner, può essere qualsiasi relazione che ci accompagna, che ci sta accanto, ma che ci fa fare il nostro cammino, che ci fa fare il cammino nel bosco da soli magari, ci accompagna fino alla soglia, perché in ultima analisi il cammino va fatto da soli. Rilke diceva: noi siamo solitudine, alla fine siamo soli, anche di un Dio. Dio mio, perché mi hai abbandonato? L'amore non si sostituirà mai all'amato, sarebbe violenza. Non togli le castagne dal fuoco, sarebbe magia. Nel racconto la fata si presenta sotto specie diverse, appunto, a volte la bambina morta, a volte la sorellina, la donna, la massaia,
la bella signora del circo, la capretta sullo scoglio che indica a Pinocchio come fuggire dal pescecane. Tra l'altro è l'unica figura femminile di tutta la tutto il racconto. Quelli che appoggiano la tesi dell'omosessualità di Collodi giocano molto su questo fatto, no? Dice, ma tutti sono tutti maschi questi, no? Mi sembra abbastanza banale come osservazione. Comunque portano anche questo, fanno notare che tutti i personaggi sono maschi, sono uomini, ecco. Sono... E il principio, ma più che donna, più che è il principio femminile dell'esistenza, la fata, è il principio femminile. Cosa vuol dire? Rappresenta l'affettività, la tenerezza, il sentimento, l'amore, l'altro sesso, cioè l'altra parte del maschile, l'alterità indispensabile perché si possa compiere la metamorfosi. È il principio dell'amore trasformante. È interessante che comunque in tutte le rappresentazioni della fata, in tutte queste rappresentazioni ha sempre i capelli turchini. Il turchese è il colore del cielo. Ogni volta che Pinocchio vive l'apparizione dell'amore, per lui è come toccare il cielo con un dito. Quando fa esperienza del principio buono, fa esperienza del cielo, cioè di Dio. Ma perché Dio è soltanto il principio buono, è il bene, è l'amore. Noi faremo esperienza di Dio quando faremo esperienza della bontà, della giustizia, di ciò che ci fa crescere. Questo è Dio. Dio non è sopra le nubi, non è un personaggio, non è un individuo, non è un essere da qualche parte. È il principio buono della nostra vita, è il bene che noi viviamo, che noi sperimentiamo, che conosciamo dentro di noi. Questo è, tra virgolette, Dio. Dio non è un, capite, non è un essere. E ogni volta che Pinocchio fa esperienza di del principio buono, del principio femminile, fa esperienza di Dio, perché Dio è femmina, oltre che essere padre e madre, è il principio femminile della storia. Voi sapete che fino alla costituzione delle tre grandi religiosi, l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam, la divinità era sempre rappresentata come la dea madre, no? Ma mai nessuno per milioni di anni, da quando l'uomo ha cominciato a concepire una divinità, l'ha pensata in maniera maschile. Questa divinità è sempre femminile, fecondità, vita, maternità, ciò che dà alla luce. Poi è arrivato l'ebraismo e ha cominciato a concepirlo come maschio, come potente, come, no, re, padre. Ma no, per migliaia di anni, no, milioni, migliaia di anni era tutta un'altra cosa. Questo è stato il grande danno delle religioni monoteiste: aver concepito un Dio, lo dice la parola, maschile, patriarcale. Ma non è mai stato così, sempre la dea madre. Per dirlo in breve, chi ama è già in paradiso. La fata nell'economia del racconto, memoria del cielo, dell'infinito, dell'amore, del cielo. Chi ama è già in paradiso. Quando è impiccato, siamo nel capitolo quindicesimo, dice, prima di essere impiccato, dice, vedo una casina bianca nel bosco, interessante questo, dice, se io avessi tanto fiato da arrivare fino a quella casa, forse sarei salvo. Trovare casa, questo è il desiderio profondo.
trovare casa, trovare un luogo dove essere salvi. Ma cosa vuol dire trovare casa? Fare esperienza dell'amore, di questo principio buono. In un mondo dove tutto è contro, dove tutto è avvolto dall'odio, dalla violenza, dall'ingiustizia, Pinocchio intuisce che in quella casina bianca può esserci salvezza. L'amore è l'unica possibilità di salvezza. C'è un'indagine del CNR, che è una ricerca che è stata fatta anni fa, e hanno detto che si è vinto da questa ricerca che nel vocabolario di bambini la parola più usata è casa. E dopo di seguito mamma, amico, bambino. Papà solo molto più. Però interessante è casa. Fare esperienza di casa, il luogo dove riposare il cuore. Dove fare esperienza di cielo. Noi abbiamo un episodio di Pinocchio che bussa alla casa della fata, bussa disperatamente, siamo nel capitolo 29 forse, e dopo tanto tempo arriva qualcuno, apre quella porta e compare la fata sotto le spoglie di una bambina morta. Qui a livello psicanalitico c'è qualcosa di grande, è il rapporto, la relazione antichissima tra morte e amore, Eros Thanatos. Da sempre c'è il rapporto amore-morte. Pensate nel nostro linguaggio, ti amo da morire. Ma d'altra parte Gesù ci ha insegnato che l'amore più grande è quello che dà la vita. Come se non ci fosse amore senza morte. E sarebbe tragico, ed è tragico quando c'è la morte senza morte. Nel capitolo 29, questo è sicuro, lo sono segnato, quando Pinocchio rischia di essere fritto in padella dal pescatore verde, ennesima notte, corre, trova una casa, quella è la casa della fata, bussa, prende a calci, fino a quando la porta si sfonda, cioè il piede entra dentro la porta e rimane incastrato. La fata l'ha fatto aspettare tanto. Pinocchio è cresciuto e scopre che l'amore, per essere tale, sa e deve fare attendere. Non ci si improvvisa amanti. L'amore conosce il lungo apprendistato. Un lungo apprendistato. Ci vuole una vita per poter amare, ci vuole una vita per imparare ad amare, non si impara subito ad amare. L'amore ha bisogno del tempo. Guardate che il comandamento fondamentale dell'Antico Testamento, che troviamo in Deuteronomio 6,5, lo Shema Israele, inizia così: amerai il Signore tuo Dio. È interessante che quel verbo è declinato al futuro. Non dice ama il Signore tuo Dio, amerai. È un cattolicesimo, un moralismo cattolico malato, ha sempre ingiunto ad amare Dio, amare gli altri, come se fosse un imperativo. No? L'amore non può essere un imperativo. L'amore o è declinato al futuro, non può essere amore, perché l'amore ha bisogno di tempi lunghi. Solo Dio è l'amore attuale. Senza declinazione. Ma d'altra parte l'abbiamo già visto col piccolo principe, la domesticare della volpe, no? Vieni qui una volta e poi ritorno, io ti attendo. L'amore ha bisogno di un apprendistato.
e ancora questo piede che entra dentro la porta è simbolo del limite, la porta è il limite, no? Infatti il limite proprio, no? Deriva dal segno che separa il dentro dal fuori, l'interiorità dall'esteriorità. Si diventa adulti entrando all'interno di sé. Per fare questo abbiamo bisogno di qualcuno che ci apra le porte dell'interiorità. L'amato dovrebbe condurci nella parte più intima di noi stessi, aiutarci a compiere il viaggio verso noi stessi, a farci passare dall'esterno all'interno. Qui abbiamo... Che ore sono? Mezzogiorno. Ce la fate ancora? Sì, tanto siete tranquilli. Cioè. E chi vi ammazza? Cioè. No, vi parlo un attimo del un'altra notte drammatica. Siamo al capitolo 34esimo, è la notte in cui conosce il dramma del pesce cane. Questo è il momento più alto del libro di Pinocchio. Pinocchio ingurgitato da un gigantesco pesce cane e si trova nel buio. Lo descrive lui stesso, bellissimo, è rimasta famosa questa annotazione. Dice: un buio così nero e profondo che gli pareva di essere entrato col capo in un calamaio pieno di inchiostro. Guardate che ha delle capacità collodi di descrizione incredibile. Un buio così nero e profondo che gli pareva di essere entrato col capo in un calamaio pieno di inchiostro. Qui Pinocchio tocca il fondo, il capolinea del suo fuggire, della sua libertà, e paradossalmente è il momento della rinascita. Capite? Il massimo della profondità, il massimo della trasformazione, il massimo del buio per fare esperienza della luce, e avanti così, il paradosso continuamente. L'entrare in un pesce, l'immagine dell'entrata in un pesce, nel ventre del pesce, qui Collodi non si inventa nulla ovviamente, non fa altro che recuperare una letteratura infinita in realtà. Le immagini più famose che avrà avuto senz'altro dinanzi Collodi quando ha scritto Pinocchio sono Giona nella Bibbia, che entra in questo grande pesce, ha dinanzi altri. Tenete conto che in quell'epoca ci sono molti che stanno scrivendo su questo, poi probabilmente non so se è venuto in contatto, perché erano coevi a Collodi, il barone Munchausen di Rasp, Rudolf Erich Rasp, che è stato un grande romanzo che ha fatto molto successo, il soldatino di piombo della fiaba degli Andersen. Pensate a Moby Dick di Melville. Cosa voleva dire, cosa voleva esprimere Collodi? L'entrata di Pinocchio nel ventre del pesce cane è in realtà l'entrata nell'anfratto, nella grotta, nella fenditura, nel buco della terra. Chiaro riferimento anche a Alice nel Paese delle Meraviglie. È lì che ha iniziato la sua avventura Alice. Entrare dentro al ventre, che sia della terra, che di un pesce cane, è un archetipo. L'entrata nell'anfratto, nella fenditura, nel buco,
è possibilità della trasformazione, del cambiamento. È come l'utero in cui si è trasformati e si esce donne e uomini diversi. L'idea della grotta come utero trasformante è biblica in Giona, ma io credo che sia una presenza fortissima nella letteratura orientale. Vi leggo alcuni passaggi degli Upanishad, che sono il testo vedico per eccellenza dell'induismo. Sentite, molto tempo prima di Gesù, questa essenza difficile a vedersi, integrata nel mistero, nascosta, situata nella primordiale caverna più sottile della sottigliezza, più immensa dell'immensità, è lo spirito riposto nella parte sacra di ogni creatura, l'unico elemento, l'anima interiore di ogni essere. Gandhi si rifarà a questo Upanishad, quando dirà: io non ho bisogno di attraversare l'oceano per andare chissà dove, io posso entrare ogni momento nella mia grotta interiore. La grotta interiore come luogo di trasformazione. E ancora l'Upanishad: il cielo è situato nell'interiore grotta, chi possiede se stesso entra nella splendida dimora. E ancora: nella città di Brahma c'è un piccolo fiore di loto, una dimora, e all'interno un piccolo spazio, e noi dobbiamo cercare e conoscere solo quello che nel piccolo spazio è contenuto. Quindi il ventre dell'animale, in particolare lo stomaco, lì è entrato Pinocchio. Ma che cos'è lo stomaco? È il luogo della trasformazione, capite? Guardate che, adesso non so se Collodi pensa a queste cose, ma essendo un mito le diciamo noi. Quali sono i nostri luoghi di trasformazione? È la grotta interiore, e ancora una volta arrivare al centro di noi stessi. È lì che ci trasformiamo. Un autore, commentando questo passo, dice: lo stomaco è un contenitore acido, luogo dove avviene la trasformazione chimica della materia in energia, il trasferimento di cariche psichiche verso nuovi contenuti e l'allegoria del suo cambiamento. In questo luogo contenitore il nostro burattino è costretto anzitutto a fermarsi, lì non può più fuggire, sta lì. Non corre più, si trova solo nel silenzio. Cito capitolo 34: stette in ascolto e non sentì nessun rumore. Stette in ascolto. Abbiamo bisogno di entrare nella grotta interiore e porci in ascolto. Nessun rumore, ma scopre presenze. Trova suo padre. Trova il principio generante. Questo inizialmente lo preoccupa, infatti, dice il testo, cominciò a piangere e a strillare. Poi s'acquieta e dentro il ventre del pesce cane trova un tonno. E qui questa frase del tonno è bellissima, Collodi ha fatto... Sentite cosa dice il tonno, parlano un po' e poi il tonno, chissà da quanto tempo è lì dentro, dice: mi consolo pensando che quando si nasce tonni c'è più dignità a morire sott'acqua che sott'olio. È fantastica questa cosa qua. È anche molto critica, cioè simbolo dell'animo sfiduciato che nella difficoltà si adatta, tutto sommato. Sto qua dentro. Ma la cosa grave è che adattarsi in quell'ambiente oscuro non è soltanto il tonno, ma è Geppetto,
Quando trova il padre, Geppetto dice: ma io sto benissimo qua dentro, guarda, si era fatto anche i comincini a vedere, no? Che si è fatto la casetta, si è, no? Ogni tanto arriva dell'acqua perché il pesce cane fa... ogni tanto va a vedere quello che il pesce cane ha, quindi c'è qualche mobile, qualcosa che gli può servire, no? E lui lo mette a posto. Qui dentro c'è ogni ben di Dio, dice. Quindi il rischio di adattarsi in luoghi che sono soltanto di passaggio. Adattarsi a situazioni che dovrebbero soltanto essere... Ma allora, ecco, adattarsi... Io credo che ci siano dei momenti della vita in cui è importante non adattarsi ai luoghi, bisogna... riuscire a cambiare, a trasformarsi ancora, perché la vita non è mai data tutta insieme una volta sola. La vita va riscoperta continuamente, va... Allora fermarsi, adattarsi, mettere su casa, diciamo così simbolicamente, rischia di farti perdere ancora tanto della vita. Mi viene in mente i monaci dell'Oriente, i monaci dell'induismo conoscono alcuni momenti della loro vita, no scusate, i saggi dell'Oriente conoscono vari step della vita. C'è quello dello studio, della saggezza, no? Poi il momento del lavoro dove si metta in pratica tutto ciò che si è imparato, poi c'è il momento degli affetti, del legame e poi c'è il momento in cui si lascia tutto questo e si diventa monaci itineranti senza nulla. Questi sono i quattro momenti. Il saggio è colui che a un certo punto lascia tutto e comincia a diventare mendicante. È lì che c'è la pienezza dell'uomo, capite? Prima lo studio, gli affetti, i legami, la casa, poi a un certo punto, via, ci si stacca e si comincia e si andrà a morire in maniera itinerante. Pensate alla sapienza dell'Oriente. Non adattarsi, non la stabilitas non è sempre un valore. Hanno un nome questi monaci? Mi viene adesso ne parla anche Terzani quando ne parla. Se Geppetto non si è adattato, Pinocchio non vuole adattarsi. Babbo, andiamo via di qua. Uscire dalle proprie zone di comfort. Vuoi crescere? Esci dalla tua zona di comfort. Per quanto ti possa adattare, e l'uomo è l'unico animale che sa adattarsi, devi uscire a un certo punto dalla tua zona di comfort. La sua sete, la sua di Pinocchio, la sua sete di libertà non gli permette di rimanere in quel luogo. E lui ogni notte uscirà dal andrà a vedere la situazione, guarderà le stelle e la luna, ogni volta che il pesce cane apre, no, le fauci, lui guarda il cielo. Desiderio, mancanza di stelle, mancanza di qualcosa, cioè mi manca ancora qualcosa, non posso stare qui dentro. Le stelle gli fanno memoria che è fatto per altro, che è fatto ancora per scoprire, è fatto ancora per uscire, è fatto per navigare a costo anche di naufragare. Ma è lì che sta la grandezza. Questo, ecco, è bellissimo questa scena in cui il vecchio si è adattato e il giovane che in qualche modo ha desiderio, gli mancano le stelle, gli manca ancora qualcosa.
Gibran dice: non si può raggiungere l'alba che per il sentiero della notte. Dico qualcosa prima che mi è sfuggito, ma quando Pinocchio incontra Geppetto, c'è questo abbraccio bellissimo, dove Pinocchio dice: oh babbino mio, finalmente vi ho trovato, ora poi non vi lascio più, mai più, mai più. La prima cosa che fa Pinocchio è chiedere perdono. E guardate, solo perché si sente perdonato Pinocchio riesce a raccontare la sua storia, le sue fragilità e i suoi sbagli. Cioè ha bisogno prima del perdono del padre e poi comincia a raccontare la propria storia. E qui dice: sono stufo di fare il burattino, sarebbe ora che diventassi anch'io un uomo come tutti gli altri. Qui Pinocchio ha compreso finalmente, dopo tutto, che c'è un obbligo umano, morale, che è quello da vivere da vivi. Vivere da vivi. Essere finalmente uomini e non burattini. Perché quello che dicevamo all'inizio, la prima sera, questo significa prendersi cura. Non basta essere venuti alla luce, dobbiamo arrivare al compimento di noi stessi. Noi nasciamo come burattini, diventiamo uomini e donne soltanto se ci prendiamo in mano e cominciamo questo processo di metamorfosi. Henri Bergson, grande filosofo contemporaneo, sì, dice: esistere è modificarsi, modificarsi è maturare, maturare è ricreare incessantemente se stessi. Questo è il compito esistenziale. Adesso vado alla fine perché voi sapete che a un certo punto riescono a uscire. Con il tonno riescono a uscire, il tonno li porta sulla terraferma e qui c'è la finale bellissima del racconto. Ve lo leggo. Appoggiatevi pure al mio braccino, scusate, Pinocchio dice: appoggiatevi pure al mio braccio, caro babbino, andiamo, cammineremo pian piano, pian pianino, come le formicole. E quando saremo stanchi ci riposeremo lungo la via. E dove dobbiamo andare? Domanda Geppetto. In cerca di una casa o di una capanna dove ci diano per carità un boccon di pane e un po' di paglia che ci serva da letto. Allora a quel punto arriveranno in una casa di qualcuno che li accoglierà. Pinocchio però, per curare Geppetto, ha bisogno di lavorare, va a lavorare, comincia a faticare. In ultima analisi Pinocchio comincia a prendersi cura, e il prendersi cura di qualcuno che ci trasforma. La nostra metamorfosi è soltanto questa. Quando cominceremo a prenderci cura di noi stessi, tutto il discorso che abbiamo fatto fino adesso, ma poi, usciti dal pesce cane, cominciamo, dopo questo luogo di trasformazione, cominciamo finalmente a prenderci cura di qualcuno. E prenderci cura di qualcuno che ci salva. E la cura, e l'uscita dall'ego, e l'uscita dall'autocentramento che ci fa diventare pienamente uomini, che ci fa passare da crisalidi a farfalla, e la cura e l'altro sono relazioni che ci fanno spiccare il volo verso il cielo, cioè verso una vita in pienezza. E chiudo con una citazione del grande Tolstoi. Allora, devo andare a recuperare da qualche parte, che l'ho scritto da qualche parte, che mi sembra
la più bella conclusione di questo percorso. Tolstoi, molto vecchio, ormai alla fine della sua vita, dopo aver composto grandi romanzi, uno dei delle più grandi voci della letteratura russa, lascia scritto poco prima di morire questa frase: ho conosciuto che ogni uomo è vivo non per la cura che egli può avere di sé, ma perché è l'amore che lo fa vivere. Ho capito adesso che agli uomini sembra di poter vivere per tutte le cure che hanno di sé, ma in realtà sono vivi soltanto perché è l'amore che li fa vivere. Chi è nell'amore è in Dio, e Dio è in lui, perché Dio è solo amore. Bene. Grazie, l'amore è in Dio, eh?